Buongiorno ragazzi, eccomi tornata finalmente in un nuovo video e dico così perché stavolta è davvero da un po' di tempo che non sto più registrando niente. L'ultimo video voi lo avete visto la settimana scorsa o forse qualcosina in più, perché l'ultimo video l'ho pubblicato il giorno di Natale, però in realtà io l'ho filmato qualche giorno prima, quindi saranno circa 2 settimane che non sto più registrando niente. Infatti sono super contenta di essere finalmente tornata con il primo video dell'anno, che però non è dedicato ai regali di Natale, ma voglio, o meglio, non so, perché ho in mente di fare anche il video dedicato ai regali di Natale, quindi non so se poi andrà online prima quello, prima questo. In ogni caso, buon anno nuovo a tutti, spero abbiate passato bene le feste. Noi abbiamo festeggiato tantissimo e festeggiamo qualsiasi cosa: la vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, il 31 dicembre, ovvero Capodanno, e il primo dell'anno, cioè facciamo proprio festa tutte le volte che possiamo. E quindi anche per questo non sono riuscita più a registrare nessun video. Detto questo, sono qui a casa da sola, in realtà da poco, perché Ste è andato dal parrucchiere e c'è una grande novità. Ieri siamo andati a prendere Mocha, è stata una sorpresa per tutti quanti, perché in realtà avevamo in mente, in programma, di andare a prenderla verso metà gennaio, quindi verso il terzo mese. Invece, visto che è strattiva, è molto sveglia e in gamba, siamo andati a prenderla ancora inizio gennaio, nessuno lo sapeva, quindi è stata proprio una sorpresa per tutti, e siamo andati a prenderla appunto ieri. Mocha è il regalo di Natale che ci siamo fatti io e Ste quest'anno. Abbiamo preferito fare, non farci il classico regalo, visto che da un po' di tempo pensavamo di prendere una sorellina Gioia per farle compagnia, e quale occasione migliore se non prendere Mocha per Natale. È arrivata qualche giorno dopo il Natale, però è stato il nostro regalo di Natale. Ho fatto qualche clip ieri durante l'incontro di Gioia per la prima volta con Mocha. Non è stata proprio super contenta, devo dire, perché inizialmente le ha ringhiato un attimo dietro e poi non si avvicinava, e la stessa cosa sta succedendo oggi. Pato invece inizialmente, all'inizio, appena l'ha vista, ha iniziato ad abbaiare, e quando poi lei, Mocha, è rimasta dai miei un po' di ore, intanto che io ero a lavoro e Ste era... aveva un altro impegno, quindi non ci fidavamo a lasciare Gioia e Mocha da sole proprio il primo giorno, lei l'ho portata dai miei, quindi è stata con mia sorella che se l'è stracoccolata, e quindi ha conosciuto anche Pato, che devo dire alla fine è stato molto più bravo di Gioia, perché comunque si avvicinava, l'annusava. Invece Gioia ha il terrore, sembra addirittura quasi impaurita da Mocha, e non so come risolvere questa cosa. Quindi se avete qualche consiglio qui sotto nei commenti fatemelo sapere, perché adesso comunque vi lascio le immagini, quindi magari riuscite a vedere un attimo. Però in sostanza lei non si avvicina, se stanno dormendo e le tengo vicine ci dorme, però se la faccio avvicinare per fargliela annusare, ok, non si avvicina, tira le zampe in questo modo, proprio quasi impaurita, e gira continuamente la testa dall'altra parte. Quindi speriamo sia solo una questione di giorni, dell'inizio insomma di questa novità, e che poi invece si trovino, anche perché sono due femminucce della stessa razza, quindi incrociamo le dita, speriamo bene. Però Gioia è una cagnolina davvero dolcissima, quindi penso sia solo questione di giorni. Comunque, chiacchiera a parte, visto che ho già parlato parecchio, vi lascio alle clip che ho registrato ieri del loro primo incontro e poi vi faccio vedere la situazione attuale. Oggi è un giorno molto molto speciale, perché siamo appena andati a prendere Mocha. Gioia ancora non l'ha vista, siamo rientrati a casa, c'è la Ste nel sacco Nanna, quindi non si è accorta di niente. Adesso vediamo la reazione insieme di Gioia, proprio perché non l'ha mai vista e sarà la prima volta, il loro primo incontro. Gioia, guarda, Gioia, prova a metterla giù. Gioia, guarda chi c'è qua. Io. Sente il profumo sul mio... Gioia, guarda. Sul mio cappotto. Gioia! Guarda, Gioia, guarda. Guarda Gioia, che c'è. Piano, piano che è piccola, Piano che è piccolina. Piano che è piccolina. Brava. No, no.
Salutala. Amore, amore, vieni. Fa la gelosona adesso. Eccola qui, ve la faccio vedere. Ehi, l'amore, non ti fa niente. Vieni, vieni qua, Topina. Vieni a conoscere la tua sorellina. Guarda, vieni amore, vieni. Non devi brontolare però, dai poverina. Giustamente, immaginavamo una reazione di questo tipo. Adesso poi sente anche il leone abbaiare, quindi vuole uscire. Vuoi uscire? Vuoi uscire? Vuoi uscire? Oddio, oddio. Ma buongiorno, sono passate un po' di ore da quando sono insieme. Gioia, però o Gioia sta con lui oppure con me, però non si avvicina a Mocha. Sembra quasi che abbia paura di lei, non so. E ovviamente le stiamo dando tantissime attenzioni, vero piccolina? Che abbiamo portato qui? Veloce che ho. Tra l'altro lei è velocissima e ci segue subito, non sta da sola. Se la lasciamo da sola qualche minuto qui sul tappetino, adesso abbiamo creato questa zona un attimo per farle ambientare, per farle conoscere Gioia un po', la casa e tutto quanto. Se sta però lì da sola inizia subito a piangere, vero? Sei contenta di questo nuovo arrivo? A parte che è stanchissimo, vorrebbe riposare. Sei stanca? Chiude gli occhietti, piccolina. E nel frattempo Mocha comunque qui che sta gironzolando. Guardate che bei colori che ha. Aspettate che ve la metto. La metto qui così magari si vede un attimino meglio. Allora è tutta bianca. Quando l'ho vista la prima volta, che era praticamente appena nata, era tutta bianca. E invece nel crescere gli si sono create sulla schiena queste macchiette. In realtà è quasi tutta caffè latte la schiena, a parte qui che c'è una macchiolina. Tra l'altro sembra quasi a forma di cuore. Non ci avevo fatto caso. Non è proprio un cuore perfetto, però ce lo possiamo immaginare. E sugli occhietti, intorno agli occhietti, ha la stessa macchia caffè latte. Ecco perché alla fine abbiamo deciso di chiamarla Mocha. Vero? La baby Mocha è arrivata qui a casa. Le abbiamo preparato anche un giochino, questo qui che era di Gioia quando era piccola, adesso non lo stava più utilizzando. E le ciotoline nuove, per lei abbiamo preso queste, in realtà le ho prese da Zara Home nel reparto per cose per bambini, però mi sembrano un pochettino grandi adesso per lei, però sicuramente nel crescere andranno più che bene. Adesso dobbiamo solo prendere la cuccia, vero? Ci manca quella ancora non ce l'abbiamo, meglio c'è questa che era sempre di Gioia, anche questa non la sta più utilizzando perché ora usa sempre soltanto lei quella, quindi adesso in questi giorni per Mocha stiamo usando, cioè le facciamo usare questa, poi andremo a prenderne un'altra, vero? Gioia si mette continuamente sotto al tavolo. Vieni, vieni, guarda, vieni a conoscerla. Lei invece si mette continuamente sotto le mie gambe o comunque sotto le gambe di chi è seduto. Vero, ti metti al riparo, guarda che Gioia non ti fa niente. Anzi, forse è più lei che ha paura di te. Momento, Nanna, stanno dormendo vicine. Più passa il tempo, più inizia a sentirsi un attimo più a suo agio. Vero, Gioia? Sei stanca, tra l'altro è super assonnata. Fai le nanne nella tua cuccia con un altro cuscino. Come mai questo è qua? Amore, chi l'ha messo? E Mocha, eccola qui, anche lei sta dormendo. Fa le ninnotte, vero? Buongiorno. Tante belle nanne. Quanto le piacciono i grattini. Quanto le piacciono. Ed eccole qui, sono circa le
le 3 del pomeriggio e momento Nanna, decisamente stanno dormendo tutte e due tranquille e beate, e come vi dicevo, se le lascio dormire anche più vicine di così, perché se sposto la cesta di Gioia e la porto qui, comunque ci dorme tranquillamente, ma se avvicino il musino di Mocha a quello di Gioia, lei scappa, non vuole proprio annusarla, non vuole neanche toccarla. Se lei non c'è, allora si avvicina al sacco Nanna o comunque la coperta e annusa un pochettino, ma se lei c'è non si avvicina minimamente. Quindi speriamo sia solo una cosa di questi primi giorni. Comunque stanno dormendo tutte e due beate qui davanti alla stufa, al calduccio. Io sono vestita molto comoda oggi con i leggings, le calzettone e un mega maglione di lana. Questo non è dei migliori perché con le unghiette mi tira tutti i fili, ma fa niente. Saluta le ragazze e anche i ragazzi. Saluta tutti, fatti vedere come sei bella. Adesso è stanchissima. Una cosa che mi fa molto sorridere sono le sue orecchiette, perché ha il bordino color marroncino chiaro chiaro, la parte interna invece è tutta bianca, la testina è bianca, ha le macchiette qui intorno agli occhi. Adesso dorme, quindi non voglio disturbarla troppo perché è stanchissima. Sei stanca? E tra l'altro devo dire che è stata bravissima anche stanotte, la prima notte qui non me l'aspettavo, ma è stata super brava, perché ha dormito tutta notte in questo sacco ai piedi del nostro letto e non ha mai pianto, ha dormito fino alle 10 di stamattina, considerando che siamo andati a dormire verso mezzanotte, è stata bravissima, non ha mai fatto la pipì. Cioè davvero non me l'aspettavo. Lei quando era cucciola era un attimo più tremendina, cioè piangeva, voleva venire nel letto e ci svegliava parecchie volte. Invece lei per ora, devo dire, questa prima notte è andata davvero alla grande, perché non si è mai fatta sentire, era così bella, tranquilla nel suo sacco Nanna e ha dormito davvero tutta notte. E poi c'è quest'altra principessina, eccola qui, che bella. Amore, ma questa novità ti sta piacendo o no? Ti sta piacendo l'arrivo di Mocha? Non mi sembri molto convinta, vero? Amore, che gelosona. Secondo me lo fa anche un po' per gelosia. Poi, un'altra cosa, abbiamo preso una cesta, perché in realtà questa non è la mia, ma ce l'ha prestata mia cognata. Questa l'aveva utilizzata per Leone quando era piccolino, per il tuo fratellino, e vedo che lei la sta adorando tantissimo. È sempre all'interno di questo sacco Nanna, anche perché è bello imbottito, tiene tanto caldo, poi essendo così piccola riesce a girarsi, a volte la troviamo anche qui in fondo, però per quando diventa un pochettino più grande vogliamo prendere una cuccetta un po' più grande. Comunque poco fa, intanto è stanchissima, si sta addormentando in piedi, poco fa le abbiamo preso una cuccia nuova, adesso ve la faccio vedere, ne approfitto visto che ho qui il cellulare. Le abbiamo preso questa, che a vederla così sembra grandissima, ma in realtà abbiamo preso la misura più piccola, che se non ricordo male tipo un 50x40, che non è enorme, però per loro ci va più che bene. E l'abbiamo presa proprio di questo colore, color crema e nocciola, che sono un po' i suoi colori. C'era anche rosa, se non ricordo male forse c'era anche nera, però noi abbiamo preferito questa. E dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Gioia! Guarda un po' che c'è qua, Mocha. La salutiamo? La salutiamo, Mocha, vieni, guarda. Guarda, vieni. Sta per scappare. Vieni a salutarla. No. Perché non vuoi salutare Mocha? È la tua sorellina, vieni. È tutta rigida e anche le zampette belle tirate, vero? Niente da fare, non si vuole minimamente avvicinare, vero? Guarda chi c'è qua, Mocha, guarda chi c'è. Guardate quanto è piccola. È piccolina, non ti fa niente, vieni. Ok, è andato sotto il tavolo, lei puntualmente si mette sotto il tavolo quando Mocha esce dalla cuccetta. Eccola, guardate dove si è messa, qui sotto al tavolo. Sciocchina, non ti fa mica niente, vieni fuori da lì. Quanto sei sciocchina, vieni. Lei si mette a piangere quando resta un pochettino qui da sola.
senza nessuno, vero? Fatti vedere quanto sei piccola. Ragazzi, questo è il mio cellulare, cioè avete notato quanto è minuscola? L'abbiamo pesata ieri, pesa 900 grammi e qualcosa, cioè questo è il mio telefono per farvi capire quanto è piccola. La gelosona qua, la gelosona. Adesso le ho avvicinate, ho messo le cuccette vicino e Gioia è lì sull'attenti. Mocha ogni tanto si avvicina per annusarle, in realtà è più lei che si avvicina a Gioia, ma Gioia poi scappa. Non so perché fa così. Boh. Ve la faccio vedere da qui, che così riuscite a vederla un attimino meglio. Eccola qui, quanto è piccola! Guardate quanto è piccola. Vero che sei piccolissima? È piccola ma è molto molto sveglia. Tra l'altro ha un profumo di cucciolo pazzesco. Lo stesso profumo che aveva anche Gioia quando era piccola come lei. Perché alla fine le abbiamo prese più o meno tutte e due. E nello stesso periodo anche Gioia aveva 2 mesi e qualcosina quando l'abbiamo presa. E lo stesso lei è nata il 21 di ottobre. Noi siamo appena tornate dalla passeggiata, vero? Abbiamo preso anche Mocha, che ovviamente è stata al calduccio all'interno del sacco Nanna, proprio bella al caldo, mi sono assicurata di questo. Però non l'abbiamo lasciata qui da sola perché altrimenti avrebbe continuato a piangere e in realtà non mi sarei fidata. Quindi nel portare Gioia abbiamo preso anche Mochina, vero? La prima passeggiata all'interno di un sacco in realtà, quindi non ha camminato ovviamente. Anche perché ancora non ha fatto il secondo richiamo, il secondo vaccino, e quindi finché non fa quello non mi fido a portarla fuori, perché poi si sa i cani leccano qualsiasi cosa. Dopo la passeggiata è sicuramente d'obbligo mettersi sul divano e magari guardiamo anche una puntata di Vis a Vis. Abbiamo iniziato la quarta stagione l'altro giorno e abbiamo visto circa un paio di puntate. Nel frattempo Gioia è ancora in giardino, mentre Mocha invece è qui con noi a fare le nanne. Lei dorme davvero tanto, vero? Vero che ti piace dormire? E nulla, spero che questo video di presentazione della piccola Mocha vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, o meglio datemi qualche consiglio su come far approcciare Gioia a Mocha, perché avete visto che è un po' così, non so se è gelosa, non so perché abbia questo atteggiamento. Quindi se avete già avuto esperienze, insomma, fatemi sapere qui sotto nei commenti, mettete un pollice in su per questa principessa ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo, spero presto, con un prossimo video. Ciao!